Dobbiamo togliere? Che togliamo? C'è. Ok. Benvenuti alla conferenza stampa di fine anno dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La Presidente Donatella Porsi, il Vicepresidente Valerio Mancini tracceranno un consuntivo di questi primi mesi di attività e delineeranno un po' le linee di attività per la legislatura. Prego Presidente. Buongiorno a tutti, benvenuti. Inizio subito con una comunicazione di servizio. Mi sembra un po' di essere tornata a scuola, non con le pagelle ma con le giustificazioni. Il vicepresidente Marco Guasticchi, che stamattina non è presente, è fuori per un impegno istituzionale molto importante. Infatti aveva un incontro a Roma con il sottosegretario Luca Lotti, pertanto si scusa per la sua assenza, ma devo dire che con grande piacere saluta tutti voi e sarà a vostra disposizione nei prossimi giorni per eventuali contatti e domande. Chi mi conosce sa che non sono solita leggere, però i dati e le cose da dire sono piuttosto importanti, per cui non vorrei dimenticare nulla e pertanto procederò con una lettura di un documento che ho voluto preparare per dare una sintesi complessiva e completa un po' di quello che è stata questa nostra attività di questi primi sei mesi. Siamo alla conclusione del primo anno di vita di questa decima legislatura. Questi primi sei mesi ci hanno rivelato che la nostra attività è stata complessa e ci ha anche dato il segno della centralità del ruolo che l'Assemblea legislativa può e deve giocare nella vita politica, economica e sociale della comunità umbra. Un primo periodo caratterizzato da un impegno complessivo dei gruppi consiliari e degli organi dell'Assemblea, aula, commissioni e comitati, che ha prodotto iniziative, riunioni, audizioni, sedute dell'Aula, confronti che danno veramente la misura del lavoro che la nostra istituzione ha svolto in questa fase iniziale e di cui vorrei darvi qualche dato. Abbiamo svolto da luglio al 18 dicembre 14 sedute di Aula, 3 nel mese di luglio, 4 a settembre, 2 a ottobre, 3 a novembre, 2 a dicembre. Due sedute, come sapete, sono state dedicate all'insediamento del Presidente dell'Ufficio di Presidenza. Sono stati depositati 138 mozioni, 5 risoluzioni, 15 proposte di legge, 20 atti amministrativi, 120 interrogazioni. Gli atti approvati sono 18 mozioni, 4 risoluzioni, 4 proposte di legge, 13 atti amministrativi. Sono state infine discusse esattamente 25 interrogazioni nel question time. Per quanto riguarda le attività delle commissioni, ne sono state svolte 63 con 12 audizioni. Abbiamo assegnato alle stesse 15 proposte di legge, 7 mozioni, 10 atti solo esame, 28 interrogazioni, 19 atti amministrativi. Gli atti approvati sono 5 proposte di legge, 2 mozioni, 4 atti solo esame, 27 interrogazioni, 1 petizione e 15 atti amministrativi. Questi nostri primi sei mesi di lavoro hanno scontato una prima difficoltà, intanto quella registrata dalla diminuzione della composizione del Consiglio regionale, che vede 20 consiglieri rispetto ai 30 delle passate legislature. A questo quadro istituzionale dobbiamo anche aggiungere quello che si è verificato nel corso di questo ultimo periodo, cioè i ricorsi che hanno visto reinserire in consiglio la consigliera Carla Casciarri e decadere definitivamente dopo la sentenza del Consiglio di Stato il consigliere Giuseppe Biancarelli.
Vorrei approfittare di questa precisazione per dire che i 6 mesi che abbiamo trascorso con il collega Giuseppe Biancarelli sono stati veramente 6 mesi nei quali abbiamo, perlomeno per quello che mi riguarda, abbiamo apprezzato le doti umane di questa persona, di questo consigliere che ha preso l'impegno, ha vissuto questa esperienza amministrativa come presidente della seconda commissione, dedicandosi anima e corpo all'attività e veramente cercando una collaborazione, un'interazione con l'intero consiglio a tutto campo, e quindi a lui va il mio personale saluto e quello dell'intera assemblea legislativa. Come pure diamo il benvenuto alla consigliera Carla Casciarri, che da qui a brevissimo prenderà il suo posto all'interno delle commissioni, della commissione nel quale appunto il suo capogruppo vorrà collocarla. Abbiamo poi toccato con mano le difficoltà derivanti dalle tante crisi aziendali aperte e dalle vicende occupazionali di tanti lavoratori, sia privati che pubblici, i quali hanno posto anche qui nella sede istituzionale le loro giuste istanze, trovando sempre un interlocutore sia da parte della Presidenza sia da parte di tutti i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza una grande accoglienza. Tutto questo ci dà la misura del livello dell'impegno che ci spetta e che riguarda tutti, maggioranza e minoranza, ciascuno nei propri rispettivi ruoli. Questa legislatura sarà il tempo di una nuova stagione di riforme e l'Assemblea Legislativa Umbria, in prossimità del 50° della sua istituzione, dovrà diventare sempre di più il luogo istituzionale privilegiato dove sviluppare la discussione pubblica su tutto ciò che riguarda la vita della nostra comunità regionale. In questa legislatura dovremo poi misurarci su una questione che di fatto è già nell'agenda politica italiana. Mi riferisco al riassetto e alla ridefinizione del ruolo e degli ambiti delle regioni. Sono in primo luogo convinta che questo processo non può e non deve attuarsi attraverso un processo calato dall'alto, per ritrovarci di fronte ad una riforma magari incompiuta, a quello che abbiamo vissuto anche nella gestione della riforma delle province, che ha lasciato aperto tanti problemi rispetto all'assetto istituzionale dei servizi e ultimo, ma non ultimo, proprio il problema anche dei dipendenti, la cui ricollocazione, come sapete, sta per toccare la sua fase finale. Occorrerà quindi una realtà istituzionale regionale più ampia, che razionalizzi e riduca la spesa, qualificando sempre di più le azioni attraverso una programmazione integrata dei comparti a maggior impatto, e mi riferisco quindi a sanità, trasporti, infrastrutture, pensando poi ad una ridefinizione geografica che tenda conto delle relazioni socio-economiche in atto, soprattutto tra i territori con termini, in cui l'Umbria possa mantenere un ruolo da protagonista e che contribuisca al bene comune globale, ponendo sempre grande attenzione però alla nostra dimensione locale di cui siamo consapevoli e che non vogliamo assolutamente perdere. Dovremo quindi partecipare a questo dibattito senza timori o atteggiamenti di mera conservazione dell'esistente, ma cercando di rendere sempre più utile questa nostra istituzione nel solco della storia istituzionale umbra, che pur nelle difficoltà di questi 45 anni di vita ha contribuito fortemente a rendere l'Umbria più coesa, più forte, un autentico cuore verde pulsante nel nostro paese. L'obiettivo di questa presidenza dell'Assemblea Legislativa, nella consapevolezza del ruolo di garanzia che deve svolgere, è quello di valorizzare sempre più l'alta funzione di questo luogo istituzionale, in cui i rappresentanti eletti dai cittadini esercitano funzioni essenziali per la vita della nostra comunità regionale. Dovremmo quindi fare leggi efficaci e appropriate, come pure esercitare un attento controllo sull'attività dell'esecutivo e una rigorosa valutazione e verifica di efficacia e di impatto delle leggi e di tutti quegli atti che concorrono a cambiare i rapporti economici e sociali dei cittadini, delle categorie economiche e delle forze sociali. E questo è un compito che spetta all'opposizione come pure alla maggioranza, il cui esercizio contribuirà certamente a valorizzare l'attività dell'intera amministrazione regionale. Per fare tutto ciò, i consiglieri e gli amministratori devono dare alla nostra azione un respiro regionale, avendo sempre chiaro che non rappresentiamo la città o il territorio di provenienza di ciascuno, ma tutti e 92 comuni della regione.
e rispetto all'articolato quadro istituzionale dei 92 comuni della Regione Umbria dobbiamo far sì che questo palazzo sia sempre più attento alle loro istanze, sensibili alle difficoltà che essi hanno nella gestione della vita delle comunità locali e presente, e dico anche fisicamente, sul territorio, organizzando e concordando in maniera coordinata appunto iniziative di confronto e partecipazione sui temi di maggior rilievo. L'Assemblea legislativa dovrà quindi calarsi in questa complessità per contribuire a garantire all'Umbria un omogeneo livello di sviluppo in cui nessuno rimanga indietro, in cui nessuno possa sentirsi solo. Nel confronto anche aspro e duro tra maggioranza e opposizione, indispensabile in una democrazia, dobbiamo cercare di garantire rispetto reciproco e soprattutto chiarezza e condivisione, quantomeno dell'obiettivo che abbiamo in comune, anche se interpretato in ruoli diversi, e cioè quello di rendere più forte, coesa e moderna questa nostra regione. In questi primi mesi di attività posso dare atto che maggioranza e minoranze hanno esercitato questo ruolo in maniera seria, corretta, e se anche ci sono stati momenti di tensione e asprezza nel confronto, a volte anche ingiustificati, ha sempre prevalso il senso di responsabilità istituzionale. Nelle commissioni, in aula e nel dibattito politico si è sviluppato un dibattito a volte aspro, è vero, ma sono stati sicuramente prevalenti l'onestà politico-intellettuale e la volontà di voler comunque concorrere, pur con differenti opzioni, al bene comune dei cittadini umbri. E questo è un valore profondo, un valore proficuo. Dobbiamo quindi rilanciare questo valore con rigore, intelligenza, passione, perché se viene meno ciò avremo soltanto demagogia, disimpegno civile, vuoto, leaderismo. Ma per raggiungere tutti questi obiettivi dobbiamo attrezzare al meglio tutti gli strumenti istituzionali e tecnici dell'Assemblea legislativa. Sarà quindi cura di questa Presidenza lavorare alla riorganizzazione della struttura di Palazzo Cesaroni finalizzata al suo rafforzamento e alla sua qualificazione, investendo sulle risorse umane e professionali per mettere in condizioni i consiglieri regionali di svolgere al meglio il proprio ruolo di legislatori, di controllori, potendo contare su un supporto tecnico che deve essere sempre più qualificato e competente. Un'attenzione particolare sarà posta infine nei confronti dei giovani. Palazzo Cesaroni dovrà essere sempre di più un luogo istituzionale aperto e stimolante nei loro confronti. In questi prossimi anni proporremo periodiche occasioni di incontro e riflessione sui temi della legalità e delle tossicodipendenze, attraverso l'attività di educazione alla cittadinanza avviata ormai da anni dall'Assemblea legislativa. Permettetemi infine di ringraziare la stampa, non solo perché rappresenta questa cinghia di trasmissione tra l'attività del palazzo e l'opinione pubblica, ma anche perché svolge questo ruolo censorio che giova alle istituzioni, anche quando questo è stato espresso con severità. Grazie. Bene, se ci sono domande da parte dei colleghi, richiesta di chiarimenti. Aristei, puoi venire? Diego Aristei, Corriere dell'Umbria. Buongiorno. La Presidente ha fatto riferimento alla macroregione. Già la Presidente della Giunta ha parlato macroregione. Un mese fa i tre Presidenti di Umbria, Toscana e Marche si sono incontrate e l'intenzione era quella di arrivare a gennaio alla presentazione di un documento che i rispettivi consigli regionali dovrebbero approvare. Ecco, se ci può confermare questa data, se già state lavorando a questa ipotesi. Grazie. Grazie. Su questo tema devo dire che è iniziato un dibattito dove più o meno tutte le forze politiche, tutti i consiglieri, molti dei consiglieri hanno cominciato ad esprimere delle valutazioni. Questo è avvenuto un po' in forma spontanea, al di là dell'incontro dei tre presidenti di regione a cui lei faceva riferimento, perché molto spesso veniamo anche sollecitati dalla comunità e per cui ci è capitato di trovarci con diverse, diciamo, geometrie ad affrontare il tema. Qui guardo
il consigliere Ricci, con il quale da poco abbiamo partecipato insieme ad una iniziativa di questo genere, e credo che sia un tema dal quale non dobbiamo fuggire, anzi dobbiamo con grande senso di responsabilità capire quella che può essere l'opportunità che l'Umbria gioca e si gioca in questo lasso di tempo che intercorre tra l'avvio del dibattito ormai avvenuto e, diciamo così, la strutturazione di un processo più codificato, più coordinato. Lei ha parlato di una scadenza a gennaio, noi non abbiamo calendarizzato nulla in questo senso. Comunque mi sono sentita con la Presidente Marini, con la quale abbiamo detto che appena passate la pausa, diciamo, delle vacanze natalizie, concorderemo anche un intervento in questo senso. Posso comunque dire che nella conferenza dei presidenti, che si svolge quasi mensilmente, abbiamo già avviato un dibattito in questo senso, e le possibilità, le opzioni, ce ne sono diverse, come saprete, sul campo, sono tutte da valutare, sperimentare, approfondire. E quello che mi sento di dire personalmente, non dobbiamo né correre per arrivare primi, perché qui non c'è da vincere nulla, ma c'è da trovare veramente la miglior soluzione che possa rispondere alle nostre istanze, e non c'è neanche da aspettare in maniera, diciamo così, supina una situazione che può essere decisa altrove e semplicemente comunicata. Tutte le comunità hanno la dignità e il diritto di dover in qualche maniera intervenire in questo dibattito. Sappiamo che ci sono territori confinanti con alcune nostre realtà che su questo tema si stanno muovendo, che stanno già maturando la loro candidatura rispetto a un processo di inclusione e aggregazione. Dovremmo fare una valutazione che tiene conto economia, cultura, storia, prospettive, dinamicità dei territori, ma soprattutto tenere conto anche di quelle che sono state già le riforme attuate, perché noi abbiamo parlato spesso della riforma delle province. Abbiamo forse poco sottolineato come l'istituzione delle città metropolitane già di per sé costituisce un confine netto tra due realtà che sono Firenze e Roma, e che vedono una territorialità centrale che va da mare a mare, che può rappresentare una bella prospettiva per una regione sulla quale non pronuncio un nome, non azzardo assolutamente nessuna ipotesi di nome, ma sicuramente un bel territorio che tiene insieme più realtà con affinità culturali, economiche, paesaggistiche, storiche, e che potrebbe essere, diciamo, una base sulla quale avviare un discorso e un ragionamento. Ripeto, la partecipazione e la possibilità che le comunità locali, sia più quelle più centrali, sia quelle più periferiche, vengano in qualche maniera inserite in questo dibattito, è importante. Ritengo che questa è una grande opportunità per l'Umbria, per giocarci anche, diciamo, una richiesta, no? Di possibile capoluogo, perché questo verrebbe un po' favorito dalla geografia che abbiamo così ipotizzato, che ho così delineato, e su questa base penso che noi potremmo trovare le coordinate per muoverci, tenendo conto di quelle che sono le caratteristiche della nostra regione, che vanno salvaguardate, anzi esaltate e portate a fattor comune. No, scusi, perdoni, perché volevo solo, per dovizia di informazione, di correttezza anche di quello che si pensa e si è discusso anche così in maniera informale, pur condividendo ovviamente tutto quanto asserito poc'anzi dalla Presidente Porzi, che trova su questo punto la mia totale approvazione, quindi anche penso unitamente di tutti i consiglieri anche di minoranza. L'operazione deve, come hai ricordato, deve venire dalle persone. E non vorrei, ancora una volta, come la Presidente Porzi ha detto poc'anzi, operazioni calate dall'alto per quanto riguarda una parte consistente dell'Umbria non ne vogliamo. Questo lo dico così in modo evidente, considerando anche un aspetto positivo che va fatto, colgo da questa conferenza, dire che gli Umbri hanno un residuo fiscale di 1,2 miliardi in più rispetto alle tasse che tornano indietro da Roma. Quindi non vorrei che la macroregione sia un'altra forma di scaricare sui territori le tasse. Quindi noi va bene tutto, però con equilibrio e con pari dignità rispetto alle altre regioni, come la Toscana e le Marche. Quindi su questo punto noi, a tutela di tutta la popolazione umbra, io voglio rivendicarlo questo ruolo, Presidente. Quindi
per puntualizzare questa cosa, magari la evidenzi il dato economico. Bene, aveva chiesto una domanda Giulia Monaldi, TGR Rai. Buongiorno. Allora, io, lei ha parlato di razionalizzazione e di riduzione della spesa tra gli obiettivi di questa legislatura. Io volevo sapere, il famoso, tra virgolette, buon esempio verrà anche dall'assemblea che lei presiede? Per quanto riguarda la razionalizzazione delle spese. Io ho introdotto questo concetto della razionalizzazione nell'ambito più vasto della costituenda macro-regione, era riferito a questo il ragionamento, e cioè che la messa in comune di funzioni, di strategie, logicamente anche di attività, può sicuramente portare a una riduzione delle spese. Nell'ambito del mio intervento era così sintetizzato. Se poi lei invece voleva toccare qualche altro aspetto, non ho capito se la domanda sua era riferita a questo o ad altro. No, sì, anche, la mia domanda era riferita anche alle iniziative che verranno prese dal Consiglio per quanto riguarda la diminuzione delle spese proprio dell'attività di gestione dell'Assemblea. Beh, in questo senso devo dire che nella passata legislatura già è stato fatto molto, perché sono stati ridotti veramente, credo, al minimo. Ci accingiamo adesso a valutare il prossimo bilancio e devo dire che per quanto riguarda alcune situazioni già siamo ai limiti più bassi delle spese, se intendiamo per spese, macchine, spazi, eccetera. Siamo veramente già arrivati a un buon punto di razionalizzazione per quanto riguarda le spese di funzionamento dell'ente. Per il futuro tutto quello che sarà possibile fare sarà nelle nostre corde, sarà sicuramente preso in esame. Del resto la struttura su questo ci sta supportando in maniera molto attenta, vigile, devo dire con grande attenzione, ci stanno fornendo gli elementi per muoverci al limite del possibile, insomma. Questo però mi sento già tranquilla, perché credo che tanto sia stato fatto, perché siamo ai livelli veramente minimi. Integro, spero, il Presidente, i gruppi politici hanno restituito, nella precedente legislatura hanno restituito delle somme, sono eventualmente le facciamo avere anche i dati. I dati sono già tutti pubblicati sul sito, quindi tutti. Cioè, rispetto a quanto a suo tempo stabilito per l'uso dell'attività dei gruppi politici, noi abbiamo una restituzione da parte, in maniera diciamo più o meno rispetto alla proporzione delle percentuali della rappresentanza politica in assemblea legislativa. I gruppi stanno riconferendo comunque, perché anche loro hanno fatto un'operazione di spending review per quello che riguarda dalla cancelleria anche la gestione del personale. È un'operazione che poi si è accentuata anche in questa decima legislatura, dove ovviamente c'è una consapevolezza della criticità del tessuto economico, c'è una consapevolezza di essere vicini il più possibile a un atteggiamento, come si dice, moderato di quello che sono le spese per il funzionamento. Quindi poi a febbraio avremo il dato definitivo, avremo ovviamente le cifre in maniera più chiara. Penso, Presidente, che poi è un po' una cosa che abbiamo unitamente anche questi, diciamo, condiviso nelle nostre riunioni, insomma. Ecco. Michele Nucci, Nazione Umbria. Buongiorno a tutti. Due cose volevo chiedere. La prima, rispetto alle vacanze del Consiglio regionale, il Movimento 5 Stelle ha detto che c'è vacanze troppo lunghe, c'è anche una polemica stamattina sui giornali per quanto riguarda il Parlamento, insomma, che rinizia i lavori l'11 gennaio. Volevo sapere la calendarizzazione e una risposta dell'Ufficio di Presidenza. E poi riguardo alla trasparenza, volevo, come dire, sottolineare qualche difficoltà. Io mi sono divertito a cercare, insomma, anche stamattina, un po' in fretta, confesso, per quanto riguarda le rendicontazioni, per esempio, delle spese dei gruppi. E, insomma, io non sono laureato in informatica, però confesso di aver non le ho trovate, insomma, non sono... No, che ci sono, è fuori discussione, che però sia difficile... Cioè, la trasparenza significa anche, almeno, insomma, io sento i cittadini, insomma, anche trovare le cose in maniera molto semplice, facilmente, insomma, non starsi a inerpicare, a capire, a immaginare una parola chiave per trovare poi qualcosa, insomma. Comincio da questo secondo punto, sul quale garantisco che i dati sono tutti sul sito. Amministrazione trasparente c'è tutto, e amministrazione trasparente è stata creata
dalla legge 33. Io lo capisco, però guardi, proveremo ad essere ancora più sì, allora, magari ecco, se si trattiene un attimo, certo, vediamo con i tecnici, perché anch'io non sono un'esperta informatica. No, ma è un'esigenza alla quale vogliamo assolutamente rispondere. No, vogliamo assolutamente rispondere, perché se c'è la possibilità di semplificare ulteriormente l'accesso a questi dati lo facciamo con estremo piacere, perché ci piace che tutti possano veramente constatare quello che stiamo facendo, come lo stiamo facendo, cosa spendiamo, come spendiamo. E su questo adesso, a parte diciamo la sezione dedicata a chi vorrà verificare l'accesso al nostro sito, ci impegniamo magari anche a verificare le condizioni di una maggiore semplificazione. Sulla prima domanda io la ringrazio per averla fatta, perché questo mi dà intanto l'occasione di specificare che io ho sempre interpretato l'attività del consigliere e misurato la stessa non in base al numero delle ore passate nell'aula per le sedute consiliari. Questo i miei colleghi presenti lo possono testimoniare, perché molto spesso lei ha citato il Movimento 5 Stelle che ci pone questa sollecitazione. L'attività del consigliere e dell'assemblea legislativa non si misura semplicemente nel tempo passato in aula, perché ci sono le commissioni, ci sono i comitati, c'è l'attività sul territorio, e io credo che sia quella molto importante, che determina anche il rapporto con i cittadini, la capacità di ascoltare, la capacità di visitare le situazioni, anche quelle più periferiche, che meritano un'attenzione da parte di ciascuno di noi. E molto spesso questa attenzione viene richiesta, quando non viene confermata o in qualche maniera c'è uno slittamento negli impegni e nelle presenze, noi registriamo sempre tanta tristezza da parte di chi invita e vorrebbe vedere l'amministratore vicino, il consigliere regionale vicino, che possa semplicemente prendere atto di quanto laboriosa, di quanto interessante, di quanto dinamica possa essere l'attività di un'associazione piccolissima come pure di un'associazione a grandi livelli. E io sono sempre stata convinta che questa vicinanza al territorio, alle piccole amministrazioni, penso alle scuole, penso alle comunità dove si registra un dinamismo e un'attività di volontariato che a volte ha bisogno solo di una pacca sulla spalla per sentirsi apprezzata e in qualche maniera diciamo considerata. Ecco, io l'ho detto spesso ai miei colleghi, noi non possiamo misurare tutto con le attività del consiglio. Qualcuno le giudica troppo poche, due al mese. Io non credo che sia questo il termine. Poi dobbiamo valutare, e veramente su questo vorrei che fossimo giudicati, la qualità dei disegni di legge che facciamo e l'efficacia che questi hanno sulla nostra comunità. Perché ridurre tutto a un dibattito, a un confronto che a volte diventa un po' un ripiegarci su noi stessi o un arroccamento all'interno del palazzo senza avere contezza di quello che succede fuori, non credo che sia quello che ci viene chiesto. Sulle ferie, noi abbiamo dovuto sospendere due volte diciamo così l'attività di consiglio a causa di queste sentenze che si sono un po' rincorse, no, nell'arco di questo mese. E allora qui vorrei più chiarezza, perché ho convocato un consiglio, ho lasciato la convocazione di un consiglio assumendomene la responsabilità in presenza di una sentenza arrivata il giorno prima che reintegrava, che sospendeva la sentenza del TAR e che quindi rimetteva Biancarelli al suo posto rispetto al subentro della Casciari che dal TAR era stata invece proclamata eletta, avendo prima sentito e consultato il consigliere Biancarelli per capire se si trovava nelle condizioni di poter partecipare preparato alla seduta che dovevamo affrontare. Lui si è dichiarato disponibile rispetto a questo e sono stata accusata di aver convocato un consiglio in maniera illegittima. Sospendiamo perché dobbiamo aspettare che vengano espletate le funzioni diciamo di notifica, di registrazione eccetera, veniamo tacciati di allungare i tempi. Allora delle due l'una, insomma, perché veramente queste situazioni non le programmiamo noi e sono dovute a fattori esterni che registriamo, di cui prendiamo conto. Convocare le commissioni non diciamo in numero perfetto a me sembra una scorrettezza nei confronti di chi deve partecipare alla commissione. Recuperare magari appena abbiamo reintegrato, questo sì, però posso testimoniare che le commissioni, sia le tre normali, sia l'ultima che abbiamo insediato proprio due settimane fa, relativa appunto alla questione dei rifiuti, deve essere ripristinata nella sua
nel numero, e questo è un elemento che non possiamo non considerare. Il prossimo consiglio, sì, abbiamo fatto nell'ultima capigruppo un calendario che prevede le prossime 4 sedute. La prima sarà il 12 gennaio, poi mi pare 19, e poi da lì ne facciamo altre 2 nel mese di febbraio, già calendarizzati, il 2 e il 17 dovrebbe essere, mi suggerisce il vicepresidente Mancini. È evidente che noi in questo dobbiamo anche un po' concordare la possibilità di avere presenze significative, ma io voglio anche ricordare che ci sono impegni legati alla partecipazione a commissioni parlamentari e commissioni, perdon, europee, che impegnano in alcune delle nostre figure istituzionali alle quali è necessario essere presenti, per cui qualche volta si registrano delle assenze, cioè nessuno è ministro degli esteri come qualche volta in maniera un po' così ironica è stato detto, però avere alcune presidenze importanti come la, per esempio, la presidente Marini implica una presenza a Bruxelles che deve essere garantita e vissuta con responsabilità anche rispetto alle altre regioni che rappresenta. Mi scusi, integro Presidente, mi perdoni per la questione dei dati, cioè noi abbiamo trovato un sistema informatico già avviato su cui sicuramente potremmo fare qualche miglioria, però lo scopo è di essere veramente aperti il più possibile. Per quanto riguarda il ragionamento degli atti, cioè non è che l'attività legislativa dell'Assemblea si esplica nel momento in cui c'è il Consiglio, c'è tutta la fase di preparazione che ogni singolo consigliere mette sul tavolo. 138 mozioni per stimolare a deliberare il Consiglio e di conseguenza un po' impegnare la Giunta, cioè sono frutto del lavoro di tanti consiglieri, ma anche delle persone di cui questi si avvalgono, ma anche di un tessuto, devo dire, di patrimonio umano che è all'interno del Palazzo, che qui colgo l'occasione di ringraziare, come abbiamo già fatto anche in occasione degli auguri a tutto il personale. Cioè noi, io parlo, siamo trovati davanti a una grande disponibilità delle risorse umane che è in questo ufficio, che quindi ci mette anche in condizioni di produrre atti che, quando questi sono stati evidenziati essere non conformi da queste strutture, poi diciamo livelli più alti di giudizio hanno confermato la validità del parere espresso dall'assemblea legislativa. Cioè quindi qui dentro ci sono valori, ci sono conoscenze che insieme a noi danno il loro contributo. Noi vorremmo, come si dice, mettere in fila un po' meglio tutto per avere anche atti di qualità che poi migliorano la vita delle persone. Questo è proprio lo scopo su cui penso tutti i consiglieri stanno mettendo il massimo dell'impegno. Beh, c'è qualcun altro? No, allora penso che abbiamo finito. Auguri di buone feste a tutti. Buone feste a tutti, buon Natale, buona fine, buon inizio. Grazie a Tiziano che ci ha supportato con il suo staff in quest'ultimo. Tiziano, dottor Bertini. Se vi accomodate qua nella sala antistante la sala partecipazione, faremo un piccolo brindisi di auguri. Grazie.